Bene, siamo arrivati a Lucendro de Lumullo, vale a dire Foligno, e adesso si parte. Pale, Rasiglia, non mi ricordo, Cammoro, una roba del genere, insomma è Spoleto. Spolete, anzi, Spolete. E quindi scusa è buona per fermarsi. Ah, Clemente, undicesimo. Sì. Mortacci sua. Guarda là, lo scempio della superstrada. Oh, pesante sta salita. Un botto. E non è con le e-bike. Siamo in località Colle San Lorenzo. Là dietro c'è sta Pale. Solo che io sbuco da sta strada qua, che con le sue pettate 15%, 18%, 22%. E che mi vuoi far morire? Oh Gesù. Oh mamma. Aiuto. Questa è quella che io faccio in genere. Solo che scendevo da là e poi proseguivo da là. Invece no, mi ha fatto fare sto barutolo che laggiù ci sta Lucendro de Lumullo. Ma mortacci sua. Scusa, è buona appunto. Aspetta, però qua c'è una sorgentella. E che non la diamo l'acqua? E certo che sì. Adesso, come dicono i toscani, alle diaccia. Mazza gelida. Buona. E chi c'è laggiù? Bel fiore. E questo significa che siamo anche praticamente giunti, ebbene sì, a Pale. La Madonna, la Madonna Carmen. Sei fuori traccia, la ripianificazione automatica è disattivata, controlla la mappa. Il menotre, questa chiacchiera, la navigatrice dice, fai, oh, eccola. Allora, menotre meraviglioso, come sempre, nonostante le piogge che avrebbero dovuto scurire, e niente, lui è sempre in cristallo. Adesso il solito girettino dentro Pale, perché si deve fa, e se c'è il caffè, essendo domenica dovrebbe esserci, e se no vai, pazienza. E che è aperto il taglien uscino, tagliatelle al tartufo, rigatoni alla matriciana, spezzatino, portarci su. E vediamo se mi fanno il panino con le melanzane grigliate. Il caffè lo sta mettendo su e poi si prosegue per Rasiglia. Colazione con ciauscolo e melanzane grigliate, in quel di Pale, e il caffè. C'è proprio la parte di sinistra di Pale alla quale il menotre discende praticamente giù nella forra dell'Altolina. Non riesco a zoomare, pazienza. E che dovemo fa? Bello, bello, bello. Comunque lì lo inghiotte, lo interra e praticamente lo sputa fuori alle cascate. Va bene, si va. Madonna le mosche, veramente terribile. Povero, ma c'è niente da mangiare? Cocco. Su, proseguiamo per Rasiglia. Madonna che moscame. Ripropongo questo angoletto paradisiaco. Trattasi di Case Nove e non mi ero accorto che
qui c'è una, se zoom, ma lui non zoom, vabbè, comunque lì c'è una captazione dell'acqua che proprio va dentro il monte. Vediamo, eccolo là, tornato in quel di Serrone dove c'è questo affresco. Ma io poi non lo so se sia un affresco o una decorazione pittorica, e ci sono, mi sembra di capire, due angeli, mi sembrerebbero angeli questi qui, che incoronano forse Maria, e sotto una casetta, e non so se è una cosa, cercherò di vedere su internet. Comunque sto posticino, una pace veramente, veramente una gran pace, splendido. Vista. Qui c'è gente. Tra 25 metri svolta a sinistra e continua su via dei Ponticelli. Ma è certo che femmina sto navigatore, quanto rompi coglioni, sempre a chiacchierare. Ora svolta a sinistra. Ecco. Niente, qui c'era il Porchettaro. Fanno cose e il Porchettaro ora non c'è più. No, in compenso c'è a folla. Vabbè, andiamo. Ma come ti pare che io sto a fare via dei Ponticelli? E una signora dietro, bella, come dire, bella sostenuta. Giro, vedo gente, fa, ma la salsiccia dei cinghiale cotta sotto la cenere, buona. E io ho detto, signora, ma come, stava a cercare il Porchettaro che non c'è. Allora, vabbè, la solita bellezza, oh, guarda, c'è il Fiumicello, c'è il Ponticello, e c'è sta Gatoschi. Niente, Gatoschi aspetta che qualche trota risalga. Oh, la bellezza, la bellezza, la bellezza. Che poi guarda, uno viene qua, un altro viene qua. Stupendo. Vabbè, andiamo anche di sopra, mo che ci siamo, a vedere. I lavatoi no, stanno qua. Sopra c'è sta, vabbè, la torre e le chiuse, e dovrebbe esserci anche le capre. Oh. Mannaggia che bellezza, mannaggia. Vabbè, comunque ci sanno anche fare questi, perché insomma, certo, bella di suo, è bella di suo, ma ne hanno fatto un vero gioiellino, ma davvero. Ecco, qui siamo a Rasiglia, vabbè, paesino delizioso. Ah, non si può andare qui, c'è l'uscita qui, c'è una centrale idroelettrica d'acqua, si sente il rumorino di qui. Certo che di gente ce n'è veramente una marea, perché il posto merita, c'è niente da fare, no? Ma sempre il suo livello? No, non mi...
adesso vorrei provare ad andare al lavatoio. Adesso sto girando con la action cam anziché col cellulare, e sicché ci può andare anche sott'acqua, sempre che non ci sia troppa gente. Allora qua appunto il lavatoio, poi vediamo. Dunque vado giù alla Peschiera e poi ritorno a Perugia. Oh mamma, anche perché queste scarpine che qualcuno ha detto che c'è ballo il tip tap, scisua, che delizia, non c'è un cavolo da fa, è una delizia, non c'è niente da fa, è così. Oh vabbè, se sono industriati, ma proprio del più, ci sta di tutto, del più. Ha fatto più bene. Oh, qui c'era quel cortiletto, dunque vabbè, un po' più avanti, questa rimane basita, anche io, dove sta il colchettaro? Ci sua, mousse di ricotta, ma sti cazzi, io volevo la porchetta. Vabbè, questo era il cortiletto ameno, a più ameno, una delizietta. Guardala. Ah, qui si dovrebbe andare alle Peschiere. No, proprietà privata. Proprietà privata significa che qua ristoranteggiano. Andiamo alla Peschiera. Guarda, dai, c'è questa. Oh, tupino. Guarda, cioè, dai, su. Se sono veramente, dai, mega organizzati, hanno fatto bene, gente intelligente. E gente intelligente, la bicicletta ci sta? Mi pare di sì. Spero di sì. Qui c'era Gatowski e Miagoloschi, non c'è più. Dice, beh, ma che aspetta a te? E qua si va alla Peschiera. Ah. Ecco la solita Peschiera, la solita, chiamiamola solita. Vabbè, qui c'è gente che fa cose, faccende, quadri, quadrucci. Ok, io volevo dare un'occhiata al di sotto. Sott'acqua, vediamo se, vabbè, quando avranno finito, signori. Riprendiamo il tentativo e spero di capire sotto cosa c'è. Attenzione! Torniamo a Perugia, che ci aspetta la stradella. Ah, che fresca quell'acqua. Cioè, mo che stavo sotto col braccio. Pazzesco. Bello. Allora, fammi scappare. No, domenica non ci si può venire. Guarda pure. No, cioè, dai. I Papa Boys, che roba so. Altre bici. La mia c'è? Sì, è superstita.
le solite Canyon and Swartz. Allora, io devo prendere l'acqua di qua, vabbè, a dopo. Lascio Brasilia, e però veramente, cioè, e qua che c'è questa questa mega piscina meravigliosa con queste acque. Ecco, la domenica succede questo. Vabbè. Vediamo se riesco a recuperarmi la mia bici. E via. Andare. Io non... cioè... no, è vero, l'avevo già vista una roba del genere. È impressionante, eh? Cioè, è fantastica sta... Non so. È fantastica, non fantastica... boh. È veramente particolare. Poi questi comignoli... molto... molto popolare. L'epoca... ma è questo è prefascista. Boh. Vabbè. Boh. Ecco... gli evidenti resti della Quintana de Foligno, il centro del mondo, iutta. E adesso vedo che ore sono per pianificare il rientro a Perugia. Mazza che baraccone, questa città è proprio caruccia caruccia, tanto tanto tanto. Ho il rientro da Brasilia, me lo so fatto con sta banda dei matti della Metelli, a sapere che lei è la Metelli. E certo, loro mica fanno un'uscitina una tantu come me, questi ci loro. Va bene, vediamo i treni. Sono sempre a Foligno, in un parco, si chiama il parco dei canapè, che è fantastico perché è grande, non è proprio microscopico, attenzione, poi specialmente per una città come Foligno, no? Ma è curatissimo, tenuto bene 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 bene, è fantastico. Poi ci sono le persone, guardate che roba, queste persone che si fermano qua, chiacchierano, tutto famigliole. Beh, oltretutto ho visto che ci sono là gli immobili che si affacciano su questo parco. Aspetta, adesso a piedi, ma ce devo andare, che sono niente male. Pausiamo e riprendo. Ecco, proseguendo il parco. Qui poi oltretutto ci sono i tigli in fiore e quindi un odore, un profumo. Ecco le abitazioni di cui facevo cenno, che magari sono un po' piccoline, mi sembrano bilocali, robetta piccola, però fatte bene, poi affacciano su sto parco, capisci a me, fantastico. Oh, allora, bellissimo questo platano enorme, tronco stupendo. Ah. Oh, ma ragazzi, ma ci sta un odore di tiglio. Ma perché i pini pendono tutti da quella parte là? Vento, correnti, luminosità. Beh. Vabbè, andiamo bello.